siete tutti pronti a saltare? Vuoi dire salpare? Oh sì, è la stessa cosa, forza! Ehi, dove state andando? Andate via senza di me! Oh, Murphy! Mappy ci ha detto che stavi male, che eri a casa con la febbre! Forse aver detto una piccola bugia piccolissima! No, Mappy! Dai, Murphy, vieni con noi, stiamo andando al Polo Nord! Che cosa, al Polo Nord? Meno male che ho la sciarpa! Lì fa davvero freddo! Oh, noi non abbiamo una sciarpa, forse... sarà meglio attrezzarsi! Prenderemo un brutto raffreddore ad andare al Polo Nord conciati così! Avete ragione, amichetti! Non ci avevo pensato! Murphy! Hai visto? Sei stato utile ad una cosa! Grazie tante, Mappy! I nostri amici stanno per andare al Polo Nord e conoscere tutti i suoi segreti, ma devono vestirsi in modo adeguato! Prepariamo sciarpa e berretto! Per fare sciarpe e berretti puoi anche mischiare più colori assieme, senza unirli completamente, ma facendo comunque vedere i colori ben distinti. In questo modo creerai delle sfumature. Ora prendi un pezzetto e fai una strisciolina. Così. Dopo che l'hai ben allungata, appiattiscila. Appiattiscila tutta. Ed ora non ti rimane che avvolgere la sciarpa sul collo di Mappy. Alziamo i capelli e mettiamo una calda sciarpa. Beh, Mappy, sei davvero coperta per bene. Questa sciarpa è lunghissima, ti terrà davvero caldo. Vogliamo farle anche un piccolo berretto? Rimaniamo sullo stesso colore. Fai una pallina, mettila in testa. Ora fai una strisciolina. Appiattiscila e avvolgila alla base del berretto. Ora fai una pallina gialla e con uno stuzzicadenti rovina tutta la superficie. Sarà il pompon del suo berrettino. Mappy è pronta per affrontare il freddo del Polo Nord. Amici, come stai, carina Mappy con sciarpa e berretto? Oh sì, sei carinissima, Mappy! Volete calarmi una corda? Oh, che fatica arrampicarsi sulla nave! Ce l'ho fatta! Bravo, Murphy! Sei stato coraggioso! Ed ora sciarpa e berretto per tutti! Una sciarpa per Charlie! Guardate com'è bella colorata con queste sfumature! E il berretto! Wow, stai benissimo, Charlie! La sciarpa per Luna! Ecco qui! E non dimentichiamoci il berretto! Manca Bing! A Bing la facciamo in questo modo. Anche lui ha una calda sciarpa. E un berretto! Ma l'unico a non avere il berretto è Murphy! Forza, Murphy, così possiamo partire! Ecco qua! Si parte verso il Polo Nord! Ah, sì, evviva! Andiamo al Polo Nord! Che i nostri amici arrivino, facciamo una cosa. Creiamo il ghiaccio con un foglio bianco. Ovviamente il nostro Polo Nord è un polo in miniatura. Il Polo Nord, o Artico, è costituito principalmente da acqua del mare ghiacciata. Creiamo diversi strati di ghiaccio. Possiamo fare anche delle piccole crepe. Ed ora abbiamo lo scenario perfetto per giocare al Polo Nord. Ecco che arrivano i nostri amici! Sì! Brr, fa davvero freddo! Fai attenzione, Charlie! Quello è tutto ghiaccio! È tutta acqua ghiacciata! Se la rompi, sono guai! Oh, ma non la rompe! Pesiamo poco! Murphy, siamo nel tuo ambiente naturale! Vedi che non sai nulla, non hai studiato. Al Polo Nord non ci sono i pinguini, sono al Polo Sud. Questo non è il mio ambiente. Pensavo di trovare i pinguini in mezzo al ghiaccio. No, noi pinguini siamo al Polo Sud. C'è una bella differenza. Guardate, c'è una crepa sul ghiaccio, ve l'avevo detto. Ora sprofonderemo. Oh no, si sta sciogliendo. Il Polo Nord è l'area più colpita dal riscaldamento globale. Amici, ma riusciamo a trovare qualche animaletto? Ma chi vive al Polo Nord se non ci sono i pinguini?
Questa storia mi è nuova. Pensavo davvero di trovare i pinguini. Non fate un passo. Il ghiaccio sta per cedere. Oh no. Ma non è vero, Murphy, sei un fifone. I nostri amici sono in cerca di animali, gli animali del Polo Nord. I pinguini non sono al Polo Nord. Ma quindi chi c'è? Pando ci aiuterà ad imparare chi vive al Polo Nord. Al Polo Nord ci sono gli orsi bianchi. Facciamo diventare Pando un orso bianco. Copri le sue orecchie e praticamente è già un orsetto perfetto. Facciamogli solo delle palpebre bianche. Ed ecco che abbiamo un orso bianco. Ciao! Guardate, c'è un orso bianco! Che cosa, ma sono bellissimi, pucciosissimi! Oh no! Oh no, davvero, che brutto! Ma quello è Pando! Che cosa, ci state prendendo in giro un'altra volta? No, sono un orso bianco! Certo, e io sono un delfino! Un momento, cosa sta accadendo sul ghiaccio? Oh oh, sembra si stia rompendo? Ci sono molte crepe! Cosa succede? Amici, il ghiaccio qui si sta rompendo, guardate! Oh no, è colpa di Pando, dell'orso bianco! Pesa troppo, ha fatto una crepa! Ma non è vero, non peso troppo! Ho un bel pancino! Sentite, sono dei colpi! C'è qualcuno che bussa sotto il ghiaccio! Che cosa? Bussano sotto il ghiaccio? Ma cosa dici, Mappy? No, no, lo sento davvero! Guarda, questo valore sbuca fuori! Che cosa sarebbe? Amici, ma io lo so che cos'è! È il dente del narvalo! Sembra quasi un unicorno! Allora, forse sta per uscire, dovremmo spostarsi! Ma come fa ad uscire da lì sotto? Wow. È stato meraviglioso, non come Pando travestito da orso bianco. Ehi! Riuscite a vedere altri animali? Che animali ci sono al Polo Nord? Sei proprio sicuro di non abitare al Polo Nord, Murphy? Magari ti sei confuso. Anche a me a volte capita di confondermi. Mappy, no, io non abito al Polo Nord. Sono originario del Polo Sud. Quante volte te lo devo dire? I pinguini stanno nell'Antartide. Hai detto Polo Sud e ora dici Antartide? Si può chiamare sia Polo Sud che Antartide. Invece il Polo Nord si può chiamare anche Artico. Ah, come sei intelligente, Murphy. Penso di averti un po' sottovalutato. E questo perché l'hai fatto? Oh, volevo solo divertirmi. Ah. Io so che al Polo Nord ci sono le foche. Oh, che bello, dai, cerchiamo di trovare una foca. Ci sono foche, trichechi, c'è anche il gufo, la volpe polare, la balena boreale. Sei proprio un esperto del Polo Nord, eh? Sicuro, sicuro di non viverci, perché sai troppe cose di questo luogo. Ah, ma appi, non ti rispondo neanche più. Ah. Mappy? Oh oh, Murphy ha raccolto una pallina di neve e la lancia a Mappy. Cosa? Murphy, questa me la paghi! Oh, capita! Che cosa? Stiamo dando inizio a una battaglia di palle di neve? Sì! No, Luna, no! Comunque avete sentito, non fa poi così freddo come ci aspettavamo. Oi, 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 è vero! Pensavo facesse più freddo, a dir la verità. Ma il Polo Nord è più caldo rispetto al Polo Sud. È vero, qui ci sono inverni freddi ed estati brevi ma calde. Si arriva anche a 20 gradi. Ma fa caldissimo con 20 gradi! Ti conveniva vivere al Polo Nord, Murphy? Se il Polo Sud fa così freddo, è molto meglio stare al calduccio. I nostri amici vogliono vedere almeno un altro animale, dai, accontentiamoli. Prendiamo uno dei nostri personaggi e trasformiamolo in un tricheco. Ovviamente facciamo solo la caratteristica fondamentale. Creiamo un musetto, così, ed ora mettiamogli i suoi dentoni lunghi lunghi. Beh, certo, il tricheco non ha le zampette, ma noi ci accontentiamo. Stiamo cercando di capire chi vive al Polo Nord. Nascondiamolo qui. Io voglio solo tirare palline di neve in faccia a Mappy. Beccati questa, Mappy! Mancata!
sparato dritto in faccia al tricheco. Ma anch'io ho colpito? Oh no! Ho colpito un tricheco? Ai ai ai, colpito! Ma no, Murphy, hai colpito un tricheco! Oh, salve, signor tricheco! E così ci sono i trichechi. Ci sono le foche, abbiamo visto il narvano, abbiamo visto l'orso bianco che in realtà è Pando. Murphy non dovrebbe essere qui? Cos'altro manca? Abbiamo detto che ci sono molti altri animali, ad esempio la volpe polare, gufo, la balena. Ma non è facile vederli tutti in una volta sola, accontentiamoci. Vorrà dire che ritorneremo, sì! Adoro il Polo Nord, è fantastico! Non fa così freddo come pensavo, io avevo davvero paura di avere tanto freddo. Invece non è poi così male. Forse siamo solo stati fortunati. Beh, dire che non fa molto freddo, Luna, non è proprio corretto. Si arriva anche a meno 50 gradi. Prova ad immaginare. Meno 50 gradi. Cosa? Mi inghiaccerei all'istante! Per fortuna oggi non ci sono meno 50 gradi. Devo dire che è stato proprio divertente. Mi è piaciuta questa piccola gita. È sicuramente da rifare. Anch'io mi sono davvero divertito. Abbiamo imparato che cos'è il Polo Nord e la differenza con il Polo Sud e gli animali che ci vivono. Bene, cuccioli, allora tutti a casa, è ora della merenda. Sì, evviva! Ed ora grazie per aver giocato con noi. Lasciate un pollice in su e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!